Bene amici, oggi siamo in un box privato e abbiamo davanti a noi il nostro iPhone 8061. Con me c'è Luca. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Buongiorno. Dunque, questo è il motore della nostra barca. Abbiamo detto è un iPhone 8061 e sì. Perché l'abbiamo sbarcato? Diciamo che avevamo un mezzo che ci ha consentito di rimuoverlo facilmente e fortunatamente, come abbiamo visto, la struttura della barca facilita questa operazione. Una volta che un motore è a terra, bisogna procedere a tutto ciò che è necessario fare per evitare che si ripresenti a bordo un inconveniente. Esattamente, ed è il motivo per cui una volta quindi, come dicevi tu, abbiamo sbarcato il motore, inizieremo ad effettuare tutte le operazioni necessarie per ripristinarlo, perché questo motore è stato fermo diversi anni. È rimasto inutilizzato negli ultimi 2 anni, anzi utilizzato molto poco, il proprietario ha trascurato alcuni dettagli, la base è buona, però tutta l'accessoristica va verificata e bisogna intervenire adesso che molto più semplice farlo perché appunto ce l'abbiamo a terra ed è tutto molto accessibile. E quindi ridurre al limite l'inconveniente durante la navigazione. Esattamente, meglio che si presenti adesso che dopo in barca ovviamente. Esattamente, quindi che facciamo oggi? Oggi ci occupiamo della verifica dei manicotti, che sono appunto questi elementi di giunzione in gomma, genericamente gomma, che consentono di connettere 2 tubazioni metalliche. Al loro interno passa dell'acqua. Passaggio dell'acqua principalmente, ma abbiamo anche un passaggio di aria mista a vapori d'olio e anche un po' olio, dipende insomma dalla funzione dello specifico manicotto. Perfetto, però direi prima di iniziare dare qualche spiegazione per i nostri utenti di come avviene il passaggio dell'acqua. Certo. Prima di cominciare però vi ricordo di lasciare un like a questo video, commentare con la vostra opinione e lasciare un like alla pagina di AS La Bruna, distributore FPT, che è grazie a loro che state vedendo questo video. Che dire, procediamo? Sì, andiamo. Partiamo quindi dal tubo di aspirazione? Sì, partiamo da qui. Questo è il tubo di aspirazione che è collegato alla presa d'acqua di mare, ovviamente in mezzo c'è un filtro per evitare di assorbire impurità e importarle nel motore. Qui l'acqua viene aspirata e passa subito, vediamo, in questo scambiatore. È uno scambiatore aria-acqua, un after cooler, serve a raffreddare l'aria in ingresso del motore dopo che è stata compressa dal compressore. Una volta usciti da qui, l'acqua passa in questa tubazione e come vediamo questo è il primo manicotto che incontriamo e possiamo osservare anche le condizioni, è fortemente invecchiato e ingrossato. Scendiamo ancora, finisce il tubo metallico che peraltro è bello arrugginito e ossidato, anzi sarà evidentemente in un materiale non ferroso perché la ruggine, diciamo l'ossidazione è verdastra. E passiamo in quest'altro manicotto, completamente rovinato anche questo qui, e va nella pompa dell'acqua di mare. Questa è la pompa che contiene la girante che noi annualmente cambiamo. La famosissima girante tanto richiesta dai diportisti. Esattamente, quella insomma ci sono milioni di discussioni su ogni quanto va cambiata, comunque seguite sempre le indicazioni del costruttore. Proseguiamo, adesso si passa da un valore della pressione negativo, quindi una depressione, a una pressione positiva. Perché giustamente fino ad ora la pompa tendeva ad aspirare l'acqua, adesso la dobbiamo spingere nel motore. Esattamente, adesso va in mandata, quindi passiamo in quest'altra tubazione. L'acqua in pressione spinta dalla pompa in questo tubo arriva nel secondo scambiatore. Anche quest'altro manicotto è bello combinato. Osservate l'omologo nuovo come è fatto. Questo qua è uno dei migliori che adesso è presente sul motore e già è comunque molto rovinato. Sì, anche perché comunque i manicotti si possono consumare anche se il motore resta fermo. Sì, subisce l'influenza del tempo, ovviamente delle temperature, degli agenti atmosferici anche se sta in barca e soprattutto dello scambio fra acqua calda e la temperatura esterna che d'inverno, come sappiamo, è anche molto rigida. Quindi comunque è una parte in gomma e giustamente si indurisce col tempo e si può anche crepare, come è successo a qualche altro componente. Dunque, questo è il secondo scambiatore, l'acqua di mare in ingresso entra in quest'altro scambiatore, raffredda l'acqua interna del motore che è acqua dolce e riesce, dopo aver compiuto la sua azione, da quest'altra tubazione. Perfetto, quindi il fascio di tubi è incrociato in questo caso, tu lo chiami ovviamente fascio. I due fluidi non si combinano mai, magari se riusciamo a aprirlo mostriamo ai nostri utenti e vediamo come è fatto un fascio tubiero all'interno. Perfetto, questo ce lo diranno i nostri utenti in questo video lasciando un commento e ovviamente un like. L'acqua in uscita dal tubo continua il suo percorso, vediamo, incontra ulteriori manicotti rovinati da sostituire e passa nel terzo scambiatore. Questo è lo scambiatore acqua-olio, raffredda l'olio del motore. Ok, dopo quest'ultimo passaggio, prosegue qui, continua la sua corsa in quest'ultima tubazione metallica, vi sposto anche il filtro di aspirazione dell'aria per farvi vedere come va. Incontra il penultimo manicotto, passa nell'ultimo scambiatore che raffredda l'olio dell'invertitore e infine si collega col corno di scarico e va direttamente in acqua. Perfetto, quindi noi adesso andremo a smontare tutti questi manicotti, andremo a pulire dove c'è da pulire. Certo, va rimossa, vanno smontati i manicotti, va pulita tutta l'ossidazione dei tubi, cerchiamo anche di dare un bel aspetto, verniciamo i tubi e rimontiamo. Perfetto, procediamo. Andiamo. Ok, procediamo alla rimozione di questa tubazione che abbiamo detto che è quella che parte dalla pompa dell'acqua, con l'acqua in pressione arriva allo scambiatore acqua-acqua.
vediamo che è bella rigida, c'è una fascetta che la mantiene, cominciamo ad allentarla. È importante che ci siano delle, queste fascette che collegano il tubo rigido al motore per evitare appunto che la flessione dovuta alle vibrazioni del motore danneggi la gomma. Okay, adesso vediamo subito, è molto più mobile. Questa fascetta anche in ottime condizioni, come potete vedere, piena di ruggine e va sistemata. Ok, noi adesso quindi mostreremo come verrà smontato un manicotto, ma l'operazione va fatta per tutti i tubi. Sì, un consiglio, se non è un particolare che fate tutti i giorni, un lavoro che fate tutti i giorni, vi consiglio di fare delle foto dettagliate, anche perché sono moltissime tubazioni e dopo è difficile ricordarsene, anche perché è un lavoro che non va fatto in, diciamo, in un breve lasso di tempo. Ecco qua. Allora, potete vedere, peraltro il tubo è anche pieno d'acqua. Faccio vedere, stacchiamo il manicotto. Non dobbiamo temere di danneggiarlo perché tanto va buttato. Okay, quindi possiamo anche addirittura tagliarlo qualora sì. Dovesse esserci problemi. Cerchiamo di conservarlo anche per farvi vedere. Eccolo qua. Eccolo qua. Notate la differenza. Vedete questo? Ovviamente quello là nuovo ha un accoppiamento interferenza. Questo qui entra molto facilmente perché giustamente si è dilatato negli anni. Quest'altro qui è in condizioni ancora peggiori, non lo potete notare, ma si è notevolmente ammorbidito, quindi ha perso del tutto la sua funzione. Tra poco avrebbe anche cominciato a perdere. Ovviamente prima di montarlo dovremo procedere alla pulizia di tutti i raccordi. Vi faccio solo una breve dimostrazione. Quello è olio che vediamo lì, quella chiazza scura? Non necessariamente, potrebbe essere anche diciamo, un residuo della gomma, anche perché è stato gettato del lubrificante appunto per aiutare lo smontaggio. La tubazione, vediamo, non è in ferro, sembra una lega, sarà un ottone, un bronzo, si riconosce dall'ossido che è verde, anziché il classico rossastro della ruggine del ferro. Adesso verrà pulito, carteggiato e riverniciato. E poi successivamente, ovviamente, il lavoro verrà fatto per tutte le tubazioni presenti sul motore. E voilà! Come nuovo praticamente! Sì, sì, vabbè, una volta che l'hai riportato a zero è praticamente nuovo. Sì, perché noi abbiamo grattato, quindi rimosso tutta la vernice, l'abbiamo portato a rame, perché è un tubo di rame? Sì, un bel tubone di rame, e secondo me anche abbastanza costoso. Perfetto, poi abbiamo dato una vernice isolante, che è quel grigio che abbiamo visto nel video, e successivamente l'abbiamo verniciato esteticamente di rosso. Sì. E questa operazione dovrà essere fatta su tutte le componenti del motore. Ma su tutto il motore, anche sul monoblocco, tutto ciò che vedete verrà carteggiato a fondo, riverniciato con isolante e alla fine una bella mano di rosso iPhone. Quindi diciamo, questo motore sarà totalmente rinnovato in tutte le sue parti. Anche perché sfruttando il discorso di aver smontato tutto quanto, possiamo accedere alle varie componenti che magari erano nascoste. Infatti è importante procedere per gradi, smonti un componente, carteggi ciò che trovi sotto che non vedrai nemmeno magari da fuori e rivernici quella zona là e dopo puoi passare direttamente alla fase successiva. L'ultimo consiglio è quello di stare attenti anche a riverniciare tutto, perché se c'è l'ossido può addirittura bucare il... Sì. Quindi la vernice è un fattore protettivo, non solo estetico. Infatti anche se un componente nascosto non è necessario totalmente che venga riverniciato di rosso, è importante almeno che gli date la mano di isolante per evitare che venga aggredito dalla salsedine. Sì, anche perché guardate qui che condizioni era prima, e quindi direi che c'è una bella differenza. Guardiamo pure i manicotti. Sì, il manicotto è qui, quindi totalmente rinnovato. Questo abbiamo detto è piuttosto allentato e morbido. Sì, questo invece è più rigido. Esatto, e qui c'è anche della ruggine che potrebbe quindi in un futuro prossimo danneggiare totalmente. Molto prossimo, direi. Esattamente. Quindi adesso dovremo lavorare e procedere con le stesse operazioni su tutti i pezzi del motore e poi riverniciarlo, rimontarlo, riassemblarlo, ma questo poi lo vedremo nei prossimi video. Ma soprattutto chi lo fa? Ah, voi lasciate un commento con la vostra opinione e come sempre, se il video vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre, per tutti i prossimi video, ci vediamo sempre sul mio canale. Arrivederci.